Ben ritrovati. Ebbene sì, anch'io faccio un giveaway, ovviamente librario. Ho pensato di regalare a uno o una di voi un libro. Perché? Perché comunque per chi ama i libri, il dono di un libro è una cosa graditissima. La scelta l'ho fatta a mio gusto e ve ne motivo anche il perché. Il libro scelto è questo, Sarum di Edward Rutherford. Sono 1074 pagine, ve lo dico subito. Ma Rutherford è uno scrittore bravissimo, io lo adoro come scrive, è una cosa eccezionale. Quindi vi do qualche notizia sull'autore. Intanto Edward Rutherford è uno pseudonimo, il suo vero nome è Francis Edward Wintle ed è uno scrittore inglese nato nel 1948. Ha seguito lo stile narrativo di un altro scrittore, James Michener, che è stato, diciamo, uno dei primi a scrivere romanzi storici, dove c'è un'interazione tra personaggi storici reali e protagonisti di queste storie. Nei romanzi di Rutherford si segue l'evoluzione di un luogo, in questo caso Sarum, che è l'antico nome di Salisbury, e col susseguirsi delle generazioni, delle famiglie che danno l'avvio a questa storia, si percorre anche la storia dei luoghi, la storia del paese nella quale si sviluppano tutte le vicende e quindi si ha modo di avere un'ampia visione delle evoluzioni politiche, sociali, anche antropologiche, di popolazioni di vari luoghi. Sarum è il primo romanzo pubblicato da Rutherford, al quale seguirono Rusca, London, meraviglioso, e poi The Forest, Dublin, New York, Paris. Insomma, sono uno più bello dell'altro. Sono tutti molto ponderosi a livello di pagine, ma sono sempre molto molto interessanti. Ecco perché io ho scelto questo. Non è un romanzo di genere molto specifico, cioè non è un giallo, non è un noir, potrebbero non piacere, ma questo libro, ripeto, porta in sé diversi aspetti: l'aspetto storico, l'aspetto politico, sociologico, anche storie private, familiari di questi personaggi che si susseguono nei secoli. Una saga che si protrae per anni e anni e anni. Sono molto molto belli. Sarum a me è piaciuto tantissimo. Poi, tra l'altro, vedete all'inizio, io cerco di non aprirlo più di tanto, però c'è tutta la genealogia dei personaggi, quindi vedete l'arco di tempo coperto. Si parte, dunque, vediamo, da preistoria e si arriva fino ai nostri giorni. Ma è veramente molto bello, a me è piaciuto una cifra, forse più di London, anche se London è uno di quelli tosti, mi è piaciuto pure, ma Sarum mi ha preso di più. Come si fa a partecipare a questo giveaway? Semplice, bisogna essere iscritti. Uno, mettere mi piace al video. Due, ma terza cosa importante, scrivere una frase inerente alla lettura, perché vi piace leggere, cosa vi aspettate da un libro, cosa non vorreste trovare in un libro, insomma, una considerazione sui libri. La cosa che mi colpirà di più, la frase che troverò più in sintonia col mio sentire l'amore per i libri,
vincerà. Non faccio un'estrazione random così, non mi garbano queste cose, io non mi affido ai numeri alla sorte, è una scelta mia, intima. Non vado per simpatie, non vado per niente, vado per significato, per pregnanza della frase. Non è che si debba scrivere chissà che apoteosi, sarà anche solo 3 parole. Devo sentire l'amore della persona nei confronti del leggere. Con questo spero di farvi una cosa gradita. Ah, è la scadenza. Cavolo, vedete, io sono proprio impedita. Oggi è il 12 novembre. La scadenza è il 30 novembre, corrente mese. Perché? Perché avrò il tempo poi di leggere i commenti, comunicarvi entro i primi giorni di dicembre vincitore e spedire così che non viene intasato dai pacchi postali prenatalizi e farvelo avere almeno prima di Natale, onde farvi il regalino di Natale. Ecco tutto qui. Spero che la cosa vi piaccia. Nel caso fatemelo sapere. Un bacione e un arrivederci, a presto. Ciao.